Allora, una direttina di 30 minuti per presentare il nuovo super libro. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ciao a tutti, ciao Marcello, ciao a tutti ragazzi. Benissimo. Beh, vabbè, anche Panzani, top. Tutti, tutti. Allora, fuori tira un gran vento, in bicicletta è stata dura. Aspettiamo ancora che ci raggiungono un po' di amici, anche perché mi sono collegato leggermente in anticipo. La tua copia arriverà autografata se la porti l'autografo. Alle teste FTP, eccetera. Allora, alle 15:04 iniziamo. Intanto mi sono segnato tantissime cose da dirvi. Allora, consideriamo il fatto che abbiamo messo un sacco di tempo con questo libro, eh. È stato davvero sfidante, molto sfidante, eh. Ciao Giorgio, ciao a tutti. Temperature primaverili. Oggi è caldo, si stava bene in bici, tirava solo un gran vento, ci siamo persi, strade interrotte, eccetera, eccetera. Benissimo. Allora, direi di iniziare. Intanto per cominciare, vi dico che le cose vanno molto bene in questi giorni. Ieri questa diretta, intanto la lascio anche nel feed e poi la metterò anche su YouTube e la metterò anche su Facebook, quindi ve la lascio, oltre ad averla su Community Hub, quindi la troverete un po' dappertutto anche nel mio profilo Instagram, la lascio per un po' di giorni, direi, quindi così ce l'avete a disposizione. Per quanto riguarda il link per il pre-order del libro, ieri era stato dato in anticipo, ovviamente, alla mia community hub e a un'altra community riservata dell'editore, e direi che ha già fatto numeri importanti già solo con queste due community riservate. Oggi lo do a tutti e inizia il pre-order. Il libro uscirà il 3, quindi queste comunicazioni poi le ridò durante questa diretta. Il libro ufficialmente si trova ovunque da il 3, non solo su Amazon, ma anche su tutte le librerie fisiche, eccetera. È ordinabile ovunque. Quindi per chi ama andare a comprare i libri in libreria, benissimo. Poi vi dico anche qualche data perché abbiamo già delle date ufficiali di presentazione. Mi impegnerò molto per cercare di raggiungere tutte le località italiane. E su Community Hub abbiamo già un blog aperto dove ci mettiamo le idee di presentazione che io condivido con l'editore e del quale appunto si occupa totalmente l'editore dell'organizzazione degli eventi. Allora, un fine settimana partito con il botto. Oggi vi lancio il pre-order del libro che dovrà fare mirabolanti numeri, ovviamente. Bastianini in pole position, quindi già questo è un ottimo dato. Ieri convegno incredibile a Roma del Sanis, un convegno molto interessante. Io ero appunto uno dei relatori davvero eccellenti, colleghi e medici davvero interessanti con i quali ho potuto scambiare idee, confronti sulla pratica clinica davvero interessante. La mia relazione ovviamente era sulla glicemia performance ed è piaciuta molto. Quindi un po' alla faccia di chi dice appunto che non è interessante o che non è la strada giusta. Anzi, devo dire che tanti altri relatori, tra l'altro un professore spagnolo e un professore di un'associazione europea internazionale sullo sport, ha proprio screditato il concetto della caloria, soprattutto applicato allo sport e non solo. Perché una notizia molto interessante che anch'io devo dire, nonostante ho fatto una tesi di laurea su questa cosa, invece, la nostra performance sportiva è condizionata fortemente dal nostro microbiota intestinale, ma di questo poi inviteremo su Community Hub anche quel ricercatore perché ha fatto davvero una relazione interessante. Quindi,
Abbiamo un sacco di cose. Ieri è uscito il podcast nuovo, il vodcast nuovo, la puntata con Max Briganti che sta andando bene ed è piaciuta molto. Direi che insomma, con questo lancio del libro iniziamo un super fine settimana incredibile. Ciao Sandra. Quindi, molto bene. Allora, iniziamo alla fine di questa diretta. Faccio una stories e metto il link del libro. Il link per il preacquisto, il preordine, perché uscirà il 3 d'aprile, lo potete trovare tranquillamente anche dopo nel mio link in bio. Lì trovate tutti i contatti diretti per i libri. Allora, in sequenza, diciamo, la mia collana. Primo libro, molti di voi mi chiedono anche la sequenza, non c'è una vera e propria sequenza. Diciamo che questo libro che uscirà, e adesso vi faccio vedere la copertina, per chi non fa parte di Community Hub, non l'ha ancora vista, praticamente questo è il primo libro che ho fatto da solo come autore. Avevo pubblicato già degli altri libri come coautore, questo è il primo libro. Se uno vuole avere un ordine, può anche partire da questo, che oggi non si trova più in questo formato, si trova in formato tascabile, perché è diventato bestseller e long seller, perché dal 2018 continua a essere venduto anche in edizione tascabile. Non so quante decine di ristampe sono state fatte e soprattutto abbiamo venduto oltre 25.000 copie, che per l'editoria italiana fare 3-4 mila copie è un ottimo libro, è andato benissimo, quindi vi do giusto i parametri. Bene, poi subito dopo è uscito questo che ha fatto il botto, Ricette in equilibrio, è uscito durante la pandemia, eccetera, eccetera. Poi è uscito questo specifico per vegani e vegetariani per fargli capire che comunque, indipendentemente da tutto, bisogna saper gestire il cibo, indipendentemente dalla scelta. Poi è uscito questo c'è ancora, tutti gli altri erano editi da Mondadori. Questo è fatto da Amazon ed è il mio diario della gratitudine che io uso ancora, fa 100 giorni di appunti insomma, di gratitudine ed è molto interessante. È su Amazon, è un libretto che potete regalare, molto interessante. Arriviamo al libro attuale per il quale siamo collegati in questa mezz'ora e il titolo, ve lo dico, è, ma ve l'avevo già un po' spoilerato, Benessere, longevità e salute, perché in questo libro si parlerà di nutrizione, ma si parlerà soprattutto di longevità, di salute e ovviamente è un libro fatto di strategie. Quindi il claim del libro o sottotitolo, chiamatelo come volete, è come cambiare la tua vita con semplici strategie di brain and body hacking. La copertina. Quindi questa è la copertina, questo è il libro, all'interno poi delle alette trovate chi sono, per chi non mi conosce, questa è la descrizione diciamo, del bignami del libro e questa è una copertina un po' particolare. Ovviamente il richiamo dietro di Matrix non è casuale, perché è un libro legato a strategie e dettagli per il futuro, perché parliamo di longevità. Quindi all'interno trovate un sacco di idee. Il libro com'è diviso? Adesso vi leggo anche i sottocapitoli, intanto leggo anche i vostri commenti. Allora, com'è diviso? È diviso in tre parti principali. Prima parte, purtroppo è un'analisi un po' dettagliata della società. La società non è assolutamente in buona salute, ma questo lo sapete già. Quindi, in realtà, la società è malata. Ho dovuto per forza mettere un po' di dati. Vi faccio vedere però, come ho cercato di semplificarveli con infografiche molto carine, a me piacciono molto e fanno capire molte cose, diciamo in maniera più, anche queste sono infografiche molto, diciamo, futuristiche, e molto stilizzate, molto moderne. Vi
insomma, è un libro che per cercare di non tediarvi troppo con dati, ho cercato di racchiudere anche molte informazioni con infografiche. È ovvio che però bisogna partire da un'analisi oggettiva di com'è la situazione e soprattutto, devo dire, dei dati. Vi dico anche un altro dato che non è scontato. In ogni mio libro della mia collana, che tutti voi ovviamente dovete avere a casa, e questa non è una televendita, è un ordine per via del fatto che io tengo la vostra salute, quindi è un consiglio. E voglio anche che raccontate le vostre storie, sia su Google con le mie recensioni, che le recensioni del mio profilo Google, ma anche su Amazon. Qui è già stato raccontato moltissimo e abbiamo preso più di 5 stelle con tutti i libri, quasi tutti i libri. Con questo deve volare su 5 stelle e voglio che mi raccontate cosa è successo alla vostra salute, ok? Perché il mio obiettivo, come l'ho scritto più volte, e quando ripeto le cose in questo libro, non è perché sono rintronato, è perché le voglio ripetere. Nulla è a caso. Perché per cambiare le vostre abitudini, io devo ripetere delle cose. Sono sicuro che vi entreranno nella testa. Quindi, il concetto è: dopo raccontate se io sono riuscito a cambiarvi la vita nelle recensioni anche di Amazon, che per me sono importanti perché deve crescere nelle classifiche ed è importante. Dicevo, questo libro è stato scritto e poi chi mi segue sui social ha visto quanti mesi ho impiegato per scrivere questo libro. Si parla di tanti mesi. Ho iniziato subito dopo il Giro d'Italia l'anno scorso, anche un po' durante il Giro d'Italia. Le idee, per questo libro le ho raccolte dall'indice di equilibrio. Dopo l'uscita dell'indice di equilibrio, io ho sempre raccolto delle mie idee. E all'interno di queste idee, dopo l'ho dovuta esplodere, riordinare in un ordine. Quindi è venuto un libro di 300, mi pare, uno pagine. Sì, 301 pagine. Non è scontato. Cairo, che è il nuovo editore, ovviamente si è trovato un libro già fatto, ma che non è scontato neanche questo, perché molti autori i libri non li fanno. Però io i libri miei li faccio perché la tonalità deve essere anche un po' romagnola come me, perché voi mi conoscete bene. Per chi sta scrivendo e uscirà l'audiolibro, sì, potenzialmente uscirà anche l'audiolibro, ma non subito. E l'audiolibro lo registrerò io questo giro, perché l'indice di equilibrio in audiolibro non c'è la mia voce. E io, anche se leggo maluccio, certamente non come un attore, però voglio che il mio audiolibro abbia la mia voce. Cosa ne pensate? L'altra cosa molto interessante è che 301 pagine sono il limite per un libro di saggistica. Questo è entrato non nella manualistica, ma nella saggistica, perché è un saggio di nutrizione, come le altre, come soprattutto l'indice di equilibrio tratta la nutrizione in generale. Qualcosa doveva essere tagliato, abbiamo tagliato un po' di pagine. Ok, io ho scritto più pagine, però purtroppo ci sono anche dei limiti editoriali. La bibliografia era lunghissima. Ho messo due. Voi sapete che anche nei miei libri di ricette c'è la bibliografia, perché è una cosa seria. La nutrizione è una cosa seria, quindi sia che faccio una ricetta, sia che faccio un manualetto, sia che faccio il diario della gratitudine, comunque ha una bibliografia. Perché? Perché ci deve essere della scientificità oltre a un'esperienza pratica clinica che io ho da 22 anni. Punto. Così sono inattaccabile e lascio parlare chi vuol parlare, anche perché, come dice il mio amico, che comunica molto bene, con i tombini non bisogna fermarsi troppo a parlare perché non abbiamo tempo per parlare con i tombini. Quindi, i miei libri hanno molta bibliografia. Questo si è superato. 201 referenze all'uscita del libro. Però ne trovate una piccola parte. Perché? Perché all'interno del libro c'è un QR code. Il QR code porta a tutta la bibliografia completa che io continuerò a implementare. Questa bibliografia non, ovviamente va tutelata perché non si può lasciare così. È all'interno di Community Hub, la mia community riservata su abbonamento. È stata una scelta che ho dovuto fare perché la bibliografia era 50 pagine, quindi ho dovuto tagliarle, non le potevo mettere tutte qui. Quindi vi sto spiegando un pochettino, ok?
Per spiegarvi la scientificità di questo libro, oltre a tutta la prima parte di dati che tenete duro, cioè questo libro si potrebbe leggere anche solo a parti, cioè mi leggo la terza parte, poi mi leggo la seconda, poi mi leggo la prima, poi lo tengo a disposizione e lo prendo come manuale, ogni tanto mi vado a rivedere qualcosa e vi spiego dopo l'ultima parte. La cosa che vi dico però, che è molto importante, è che questo libro ha un carattere molto scientifico, vi chiedo di impegnarvi, se non capite proprio tutto tutto, non è un problema, andate avanti, poi ci ritornerete. Ma una cosa molto importante è che questo grande fratto, è che questo libro ha una prefazione fatta da un mio professore, ex professore, che è il quarto scienziato a livello mondiale. E non era scontato che me la facesse, anzi, aveva detto che se trovava della scientificità e quello che, insomma, è quello che oggi la scienza afferma, avrebbe fatto la recensione. Se no, no, vi garantisco che la prefazione l'ha fatta. E devo dire che quando l'ho letta, come chi mi segue sa benissimo, che mi sono anche un po' emozionato, commosso, che non, per me non è sempre molto facile. Quindi, direi che vi ho detto già un po' di cose. Prima parte tutta della situazione attuale della popolazione. Vi leggo un po' i sottocapitoli della prima parte, che si chiama Quello che siamo oggi. Dobbiamo partire da qualche parte, quindi dobbiamo capire chi siamo oggi. Guardiamoci attorno e capiamo chi siamo. Poi la nostra società. Il futuro che ci attende, quindi c'è tutta la statistica Eurostat, Istat, tutte le statistiche sugli adolescenti, sui bambini, eccetera. I nostri figli, perché il problema è appunto legato anche alle popolazioni giovanili. Esiste uno studio scientifico che dimostra, che è una parte dell'inizio del libro, che è praticamente uno studio che dimostra come l'inversione di tendenza dica che la popolazione dei nostri figli vivrà meno di quella che possiamo vivere noi, e questo è un problema legato all'alimentazione in primis. Poi l'ultima parte della prima parte, lo stress, che va interpretato e soprattutto è legato anche un po' al nostro dialogo interno, quindi molto stimolante. Chi vuole ordinare il libro può andare già nel mio profilo bio di Instagram e lì trova il link. Oppure, finita questa diretta, metterò dei link nelle stories e troverete. Oppure nel mio sito internet, nella pagina libri, trovate già il link per il pre-order. Il libro uscirà il 3. Dopo lo ripeto di nuovo perché magari chi si è collegato adesso non lo sa. Poi arriviamo alla seconda parte, no? E la seconda parte che cosa dice? La seconda parte è legata più agli effetti della scienza, cioè, ok, vi ho detto che la società è malata, ma come mai lo è? E quindi faccio un'analisi dei motivi scientifici che sono alla base delle problematiche della nostra società, partendo anche da quello che è l'alimentazione, a quello che è lo stile di vita, eccetera, eccetera. Vi leggo i sottotitoli in libreria il 3 aprile. Allora, attenzione, sentite che sottotitoli. Grassofobia. Proteinofobia, carbofobia, i fondamentali. Sentite questa. Tagliare le calorie è una buona strategia. Punto interrogativo. Cioè, l'idea è, voglio stimolarvi, voglio darvi degli spunti, ok? Oh, poi arriviamo. La colpa non è tua. Il nostro corpo è un bastardo. Questo poteva essere anche il titolo del libro, ma insomma non me l'hanno passato e quindi vabbè. In realtà il titolo del libro vi posso dire, e lo spoilerò, io volevo chiamarlo Brain and Body Hacking, ma oggi purtroppo nel body hacking, brain hacking, purtroppo c'è tanta gente senza esperienza clinica e senza titoli di laurea o senza lauree, che purtroppo iniziano a dare consigli di tutti i generi alle persone, quindi un po' bisogna diffidare e in futuro purtroppo sarà un casino. Quindi,
Questo qui, beh, però è interessante. La colpa non è tua, il nostro corpo è un bastardo, è top, questo diventerà un mio aforisma, ok? Poi, epigenetica a guidare siamo noi. Poi, la seconda parte è scientifica, quindi doveva essere l'ultima, cioè doveva essere un po' lunga purtroppo. Cioè, non potevo esimermi da non farla lunga, poi vedete che sono bello preso. Poi, dipendenti da dopamina, microbiota, perché non si può non parlare di microbiota oggi. Non spaventatevi, ho cercato di fare cose facili per tutti. Poi facciamo degli approfondimenti su Community Hub, invitiamo scienziati, ne parliamo, eccetera, eccetera. Pesarsi pesa. So che ti pesi. Regalato anche a tanti amici, quelli che si fanno le seghe mentali, oppure le amiche che dicono io so come bisogna mangiare, oppure anche alle amiche le tavolate che dicono: ah, ma io mangio poco. Quelli regalategli il libro, è obbligatorio, gli fate del bene alla salute. Ok, poi ecco, attenzione: purtroppo io pensavo che nell'indice di equilibrio avevo già fatto un capitolo sulle scuse, no? Il problema qual è? Vale, ok, brava, non pesarti, ma insisti, ti tengo monitorata. La cosa che dico è, nel primo libro io ho fatto un capitolo dove ho detto le scuse depotenzianti e pensavo di averle dette tutte. No, no, no. In questi anni, soprattutto insomma, soprattutto le donne, perché sono le più intelligenti, le più, insomma, sgamate, passatemi il termine, le più artistiche, hanno tirato fuori un sacco di scuse interessanti e quindi purtroppo ho usato un altro tipo di sottocapitolo che si chiama Sì, ma ho un grasso problema. Sono romagnolo, a me piace ogni tanto ridere, cioè non è che... Bene, poi arriviamo a due capitoli interessanti e seri: abitudini e longevità. Noi siamo il frutto delle nostre abitudini, la nostra longevità è pilotata dalle nostre abitudini. Ok? Ottimo. Quindi, questa è tutta la seconda parte. Capite che è un bel po' di roba. Nel frattempo sono già le 15:22, avevo detto mezz'ora, mi sto già dilungando, devo ancora dirvi tutte queste cose. Benissimo. Poi arriviamo alla terza fase, perché il libro è diviso in tre. Vi ho detto, potete leggerlo anche a pezzi. Allora, io vi consiglio di leggerlo tutto. Però potete anche partire da dove volete. Una cosa certa è che sulla terza parte, che si chiama Strategie per la sopravvivenza, quindi questa è la vostra cassetta degli attrezzi, dove dentro trovate una serie di strategie, perché il libro è pragmatico, cioè è il libro del futuro. Quando mi incontrate per la strada o gli eventi sportivi, dopo vi dico anche qualche evento dove sono e poi le presentazioni, cioè se io vi sono stato d'aiuto, per me è la mia missione di vita. Ispirare le persone a cercare di migliorarsi e a curare la propria salute. Per me il mio obiettivo è questo, quindi vi sono grato se mi dite e mi raccontate come siete andati. Questo è molto importante. Ormai con tutti i miei libri, i miei video e gli approfondimenti su Community Hub e i videocorsi, io penso che molte persone, anche senza venire qua in ambulatorio, a parte che noi abbiamo dei servizi online che possiamo aiutare anche solo le persone con i servizi on demand all'interno del mio sito, poi trovate tutti i link della piattaforma che potete anche fare degli abbonamenti anche solo di supporto col mio staff che risponde ai messaggi, oppure che attiva un Nutrigame che poi vi può assistere anche come menu. Quindi abbiamo dei sistemi oggi per cambiare la vita della gente. Terza parte, quindi le strategie per la sopravvivenza. Sopravvivenza, quindi avrò difficoltà a fare l'audiolibro, perfetto. Allora, la base del metodo IF, è ovvio che vi devo raccontare le basi, no? Poi lo scopo del gioco, cioè qual è lo scopo del gioco? Quindi, questo è molto importante. Jolly, ve le spiego. Abbinamento proteico e non solo. Queste sono tutte strategie.
ok? Piano strategico, poi tratto, feedback e device, cioè qui ci sono tutti i device che oggi abbiamo a disposizione, dagli orologini al sensore della glicemia, all'anello che misura la temperatura, al sensore da mettere nella fascia cardio per misurare la temperatura, tante cose. Strategie per secchioni per la massima performance. E qui, insomma, ci sta tanta roba. Ho citato alcune cose, tra l'altro anche quello che può essere chiamato digiuno intermittente, anche se io ne parlo in maniera differente, perché mi piace più restringere la finestra, alimentare. Bene, poi, dieta chetogenica. L'altro giorno mi avete mandato un video che non si poteva sentire di una collega che parlava mai della dieta chetogenica, bisognerebbe a volte veramente prendersela un po' seriamente. Integrazione alimentare, ne parlo. Routine e ritmi circadiani, doveroso parlarne. Movimento, ok, dimostro anche che non serve tanto tempo. E poi le strategie più importanti. Poi c'è una conclusione, poi c'è qualche testimonianza che abbiamo messo. Poi c'è anche qualche approfondimento, dove ci sono negli approfondimenti, trovate, ma anche lungo il libro ogni tanto li trovate, guardate cosa ho fatto per cercare di aiutarvi di più. Vi faccio vedere, poi il libro comunque lo presento anche in maniera diversa. Approfondimenti, per guadagnare spazio e guadagnare pagine, ho messo i QR code che riportano a delle pagine del mio sito, in maniera tale che così potevo scrivere delle cose lì o potevo mettere dei video. O addirittura ho messo quello che uso io, cioè la mia integrazione, eccetera. Allora, il tema qual è? Allora, questo libro davvero ci ho messo tutto me stesso. Talmente tanto me stesso che chi mi conosce un po' e mi conosce bene sa che io non parlo quasi mai della mia vita privata. Sapete che ho un cane, sapete che ho poco altro. Faccio vedere quello che mi piace far vedere, cioè la mia vita, però non racconto mai quasi niente di me, anche perché in quel caso divento vulnerabile. Cioè, io sono abbastanza un orso sotto certi punti di vista, però se poi tocchi alcuni punti mi emoziono facilmente e crollo anche facilmente. Stavolta anche l'editore ha spinto un po' per questa cosa, e ho scritto anche un po' la mia storia, che non è proprio la storia più accademica del mondo. Però fa capire anche tante difficoltà che appunto ho dovuto superare. E vabbè, basta perché sennò dopo anche in questo caso mi emoziono. Se volete vedere invece una cosa interessante, se andate sul mio sito, cliccate su Community Hub, lì ho embeddato dal canale americano del TEDx, ho embeddato lo spettacolo che ho fatto al teatro in maniera completa. Non posso pubblicarlo sui miei canali se non in quella maniera lì, perché praticamente io lo metterò a pezzi nei miei canali, però lì c'è tutta la puntata, quindi anche in quel caso lì un po' di me ha parlato e purtroppo si è visto anche l'altro mio lato, quindi anche in quel caso sì, insomma, può essere carino detto questo. Bene, vi ho detto un po' di cose. Finita la diretta, metto nelle stories il link diretto per il pre-order. Il libro esce il 3 in tutte le librerie, 3 aprile, quindi subito dopo Pasqua. Regalate il pre-order già per Pasqua dentro l'uovo di Pasqua, mettete il bigliettino, t'ho comprato il libro. Anche perché l'editore ha scelto di farne solo 4.000 copie. Vi dico che con due pre-order speciali di Community Hub e un'altra community riservata per l'editore, solo 4.000 copie, ne sono andate via molte subito. Quindi ora lo costringeremo a fare una ristampa a suon di numeri, giusto? Bene, poi finita la diretta vi metto questa cosa. Vi lascio la diretta e nel link in bio trovate già tutti i miei libri e eccetera eccetera. Vengo anche a Genova a presentarlo, assolutamente sì. Come dicevo prima, per le richieste o mi scrivete in direct e vi metto io in contatto con l'editore, oppure all'interno di Community Hub c'è
uno spazio dedicato per le richieste, poi magari lo faremo anche nel mio sito, per le richieste di presentazione. Io cercherò di girare il più possibile, se no online, però le presentazioni le gestisce l'editore, quindi associazioni sportive piuttosto che eventi, eccetera, eccetera. Io cerco di fare il possibile, muovermi il più possibile. Già giro molto e farò di più. Ho già delle date. A Bari potrei venire perché lavoro per una grossa azienda di Bari e quindi sicuramente, cioè si può organizzare eventualmente. Ok, vi do anche un po' di date. Quindi della bibliografia ve l'ho detto, della prefazione del quarto scienziato a livello mondiale me l'ha fatta, e ha fatto una prefazione incredibile, dei QR code ve l'ho detto, delle tre parti ve l'ho detto, le referenze scientifiche sono 201, ma su Community Hub noi continueremo ad aggiornarle, quindi saranno sempre di più. Sì, a Bari vengo, poi se organizziamo cerco di coinvolgere anche l'azienda, che non sarebbe male. Poi a tavola con gli altri, avete visto che è uscita la nuova puntata con Max Brigante, e poi usciranno le altre mirabolanti puntate, una settimana sì, una settimana no. Il mio canale podcast, oltre c'è un canale dedicato a tavola con gli altri, ma c'è anche il mio canale podcast, che è Yader Fabris, lo trovate su Spotify, e stiamo caricando un po' di audio. Bene, poi questa diretta ve la lascio, come vi ho detto, alcune cose le ripeto perché appunto possono cambiare le persone in diretta. Poi, inizio a dirvi un po' di cose, sentite un po'. Allora, oggi lancio il pre-order, il libro esce nelle librerie il 3 di aprile. L'1 aprile faccio una presentazione dove parlo del libro, potete farmi delle domande sul libro. E la faccio per Community Hub, ma probabilmente la lascio aperta anche per a tavola con gli A, la lascio aperta anche qui su Instagram per tutti. Poi risponderò alle domande che mi fanno su Community Hub. Poi ho una diretta Instagram con Cristina Tommasi il 3 di aprile, dove probabilmente parleremo anche del mio libro. Il 15 aprile ho un'altra diretta Instagram con una collega, Alice Carnevale. Poi parteciperò a degli eventi sportivi, cioè degli eventi gravel, quindi il 25-26 parteciperò all'Emilia Romagna Gravel, partenza da Bologna, arrivo a Riccione. Poi il 26 presenterò il libro nel pomeriggio, in realtà faccio due chiacchiere insieme a un ultra trailer oppure a un ciclista di endurance, il 20, ve lo dico con precisione, il 27 a Marina Romea, quindi vicino a Ravenna, ci sarà un evento gravel, e il 27 pedalo a scusa, il 27 c'è la presentazione a Marina Romea, in realtà è un talk insieme a un altro, e il 28 faccio questa pedalata gravel al mattino, sempre a Marina Romea, organizzata dal negozio Bike Line con 3T Bike. Bene, poi super informazione. La presentazione ufficiale del libro live sarà il 12 aprile, ore 18:30, in Piazza Duomo a Milano, nella libreria Mondadori Duomo, in compagnia di Max Brigante. E poi andremo anche a fare la diretta a Radio 105. Ma lì praticamente faremo probabilmente una live a tavola con gli altri, invertita, perché sarà Max a fare delle domande a me, eccetera, eccetera. Ma qualcosa faremo, perché comunque con lui c'è sempre da divertirsi, e noi ci divertiamo. Quindi il 12 aprile in Mondadori Duomo, prima presentazione ufficiale.
Io direi che vi ho detto probabilmente tutto. Adesso andiamo a vedere anche Bastianini come va. E basta. Il libro ve l'ho spiegato. C'è anche un po' di me, cioè c'è anche un racconto di quello che è la mia storia. È un libro che mi ha visto impegnato tanti mesi, tante ore, tanto tempo e tanta energia e della quale sono davvero veramente emozionato per poter lanciare il libro. In Romagna farò delle presentazioni, ma le farò in giro per tutta Italia. Quindi, benissimo, ci vediamo il 1º aprile che ripresento il libro, mi raccomando, 1º aprile in live. Ora vi lascio il link per il pre-order, lo trovate già nel mio link in bio nel mio canale oppure nel mio sito internet e andate a vedere il TEDx all'interno della mia pagina Community Hub. Su Yader Fabbri cliccate il pulsante Community Hub e lì avete, volendo capite anche cos'è Community Hub, ma lì c'è embeddato il video del mio TEDx. Ok? Preordinate e quando lo leggete lasciate i commenti su Amazon. 5 stelle ovviamente, minimo. Ciao ragazzi, vi lascio questa diretta anche nel feed e in tutti gli altri miei profili. Grazie a tutti. Ciao. Thank you.